Buongiorno, oggi nuova installazione, anzi nuovo adeguamento, sì, perché abbiamo un impianto fotovoltaico che dobbiamo andare a aggiornare. Perché andiamo ad aggiornare questo impianto fotovoltaico? Perché questo è un impianto fotovoltaico da 3,5 kW. Il cliente ha nuove necessità, cioè il forno a induzione, pompa di calore e tutto altro il resto, e quindi ha bisogno di più corrente, ha bisogno di più autonomia. Quindi oggi noi andiamo a installare 3 nuovi pannelli, li aggiungiamo all'impianto fotovoltaico già esistente. Guardate, già messi, li dobbiamo mettere questi 3, e poi andiamo sotto che sostituiamo l'inverter, perché aveva un inverter piccolo da 3,5 kW, noi andiamo ad aumentare l'inverter e sul nuovo inverter andiamo a mettere una batteria, la batteria quella a Huawei da 7 kW. Perché? Prima cosa, il cliente aumenta di potenza l'impianto, essendo condominiale, più di 3 pannelli, quindi 1,2 kW e 1,3 kW, l'andiamo ad aumentare con questi 3 pannelli. Purtroppo non c'è altro spazio, quindi non potevamo mettere altri pannelli, e aumentando l'impianto di conseguenza mettiamo anche la batteria, così il cliente ha sia la corrente di giorno e di notte. Quindi vi faccio vedere, andiamo a montare i 3 nuovi pannelli, poi andiamo sotto, vi faccio vedere l'impianto e vi spiego un po' di cose. Allora, giusto per farvi vedere, andremo a mettere quei 3 pannelli qui, già ci sono le zavorre messe, questo è lo spazio adibito al cliente, quindi non è che andiamo a togliere spazio agli altri condomini, ma già il cliente aveva il suo spazio. Quindi voi, se dovete installare un impianto fotovoltaico sul condominio, si vedono gli spazi, si decide con il condominio attraverso una PEC silenzio assenso tranquillamente con il capo condomino, e si montano gli impianti. Quindi per chi vuole installare un impianto fotovoltaico sul condominio c'è la possibilità, basta fare determinate cose. Se volete saperlo vi spiego come, e intanto andiamo a montare i pannelli. Allora, pannelli montati, abbiamo messo anche degli ottimizzatori per migliorare ancora di più, e adesso scendiamo sotto e facciamo tutti i collegamenti. Allora, eccoci qua. Amos ha cambiato i fusibili, abbiamo montato l'inverter e batteria nuova, l'inverter da 4 kW e la batteria da 7, così il cliente sia per il giorno che per la notte ha tutto tramite impianto fotovoltaico. Quindi diciamo che i suoi consumi andranno a finire a zero. Poi qui è stato tutto riconfigurato, che può vedere tramite l'applicazione, avrà tutto il sistema di controllo attraverso il meter, perché attraverso il meter può controllare tutti i suoi consumi. Addirittura il cliente ha anche la macchina elettrica e quindi ancora più risparmio. Quindi se vuoi informazioni, prima di tutto iscriviti al canale, lascia un like e ci vediamo ai prossimi video. E qui sotto c'è anche il link in descrizione se vuoi avere anche tu una consulenza gratuita. Al prossimo video.